Io volevo specificare una cosa, che prima ho un po' parlato male di mia moglie, mi dispiace perché non è una donna cattiva tutto sommato. Purtroppo ha, come tante donne, il problema di parlare molto, molto. Diciamo che l'ho portata al mare, la prima cosa che si è abbronzata è stata la lingua. Non sta mai zitta, mai, mai, mai. Un giorno l'ho cronometrata. È stata al telefono 1 ora e 47 minuti, che non sarà un record, ma con uno che aveva sbagliato il numero è una bella gara, perché non ha mica neanche un argomento, può parlare di qualunque cosa. E poi io anche per quello ringrazio quando mi chiamano fuori alle feste dell'unità, perché mi cavo da casa, che poi lei magari là a casa abbia qualcuno che la va a trovare, che la consola, non ci faccio caso, perché tanto già da fidanzati io potevo immaginarlo che non sarebbe stata una perla di fedeltà coniugale. La prima volta che l'ho portata in campagna, in mezzo all'erba alta, che le ho fatto la classica domanda: Virginia, sono io il primo? E lei mi ha risposto: può darsi, la tua faccia non mi è nuova. E uno con un minimo di intelligenza capisse, non la sposa. Io l'ho sposata lo stesso e dopo ho dovuto sbatterci le corna. Un giorno era sciopero, sono arrivato a casa in anticipo, lei era lì per caso, mezza nuda, che si copriva la meglio con una vestaglia. Dico: cosa fa? Non ho niente da mettermi. Ma che non hai niente da metterti, dai, guarda qua nell'armadio, il vestito giallo, il vestito verde, il vestito blu, buonasera signore, il vestito. Cosa fai nel mio armadio? Ha detto: io sono un ispettore del comune, controllo le tarme. Scusi, lei controlla le tarme tutto nudo? Si maial si magnen. Uno si incazza, Virginia, questa te la passo, che non si ripeta più. Dopo qualche tempo, subdorando l'inganno, sono arrivato a casa in anticipo, era a letto con il nano del circo Orfei. Ma Virginia, ti ho detto di smettere, ti trovo a letto con un nano? Cioè, sto cercando di smettere gradualmente. Si smette definitivamente. Io mi sono sempre comportato bene. Circa, dai, qualche cazzata l'abbiamo fatta tutti. Io, tra l'altro, la più brutta, la più ignobile, mia moglie me l'ha beccata. Per posta avevo ordinato e comprato una bambola gonfiabile, ma avevo incuriosito, magari come gadget, così. Poi, sinceramente, io sto bambola gonfiabile non l'ho mica mai adoperata, eh. Un po' per questa espressione sterefatta, che cazzo è, non avevo visto un essere umano. Un po' per il fatto che io, a forza di fumare, mi sono fatto venire un po' di enfisema, si sente che respiro male, e sta bambola è da gonfiare. Quando era pronta lei, non ero più pronto io, e non siamo mai arrivati a incontrarci. Il vero problema è che poi io la contento in tutto, voglio andare al mare, in montagna, la porto al mare, l'ho portato pure quest'anno già, dal 15 al 30 marzo, bassa stagione, c'è meno casino in spiaggia, si trova posto facilmente negli alberghi, siamo andati a Mezzacapra Marittima. L'albergo purtroppo l'avevo scelto su Trivago e non mi ero reso conto. Quando sono arrivato là ho capito, ho detto: scusi signora, il prezzo era basso, dico, come fa a chiamare sto posto hotel spiaggia, che il mare è a 8 chilometri? La disbelore, qua di fianco c'è l'hotel Argentina che è 12 ore d'aereo. Ristorante, la mensa aziendale, pareva di essere Little Caesar negli anni 30, grigia, bassa, mi metto lì una minestrina di brodo trasparente di dado con 4 stelline, dico, guardo bene, dico: cameriere, una mosca nella minestra. Ah, adesso se riesco gliela porto, perché è bassa stagione, ne abbiamo ancora poche. Dico: no, c'è già? Ah, perfetto, dico, perfetto. Ne da noia? Dico: no, beh, ma sono un ramarro, adesso lo mangio volentieri. Oh, scusi, non avevo capito. Se ne da noia gliela tolgo. Dico: ma con le dita nel brodo? Ma è tiepido, non si preoccupi. Cosa c'è di secondo? Pollo. Porto un mezzo pollo nero streminzito, brusas, carbonizzato. Dico: che resta a fare qua? Guarda che questo è un pollo originario che viene da Padova. Sarà venuto a piedi da Padova per essere in quelle condizioni. Guarda, vado fuori, via. Vado a girare per il paese, trovo un ristorantino con fuori una scritta, un franchising, occhio che arriva anche qua prima o poi, con scritto: qui mangiate e bevete a crepapelle, pagheranno i vostri nipoti. Maiao, vado dentro, mangio, bevo, vado per uscire, il cameriere, il conto. Come il conto? C'è scritto: pagheranno i nipoti. Fa certe cose. Questo è il conto che ha lasciato tuo nonno di catena a casa, che frega in tutti i modi possibili. Poi,
finché stai in Italia, ma all'estero mai più. Mia moglie insisteva che voleva andare in un paese erotico, esotico, di Lutang. Allora sono andato all'Alpitour di Mezzacapra, che non è l'Alpitour come avete voi nel resto d'Italia, che è scritto Alpitour, e uno che faceva l'imbianchino come me, che nell'insegna è scritto Alpitour, staccato, a un'impiegata moldavica, che io quando sono vicino a casa parlo in dialetto, questo non capiva l'italiano, è venuto un casino, perché lei mi ha detto, dove voli andare? Io ho detto, signorina, al Sicle da Qatar, che vuol dire il posto da trovare. Vuoi che io sappia mai che c'è un emirato, Dio so dove, che c'è proprio al Qatar? Non l'ha capito, ha fatto i biglietti, gli abbonamenti, le prenotazioni, al Qatar, al Qatar. Già il viaggio più sfortunato, difficile, è stato andare da Mezzacapra alla stazione di Mezzacapra, che è a 12 km dal paese. Noi lo facevamo presente alle ferrovie, gli abbiamo detto, la stazione sarebbe più comoda vicino al paese. Questo ha detto, no, è più comodo vicino ai binari. Non vuol dire niente. Tra l'altro mia suocera mi ha massacrato di cazzotti in testa, non mentre guidavo, quando l'ho tirata giù dal portapacchi, lo sei incazzato. Mia suocera, la Cornelia, detto lo squalo nero delle valli di Comacchio, una donna che nel 42 l'hanno espulso dal partito nazista per crudeltà. Non lo dico mica solo io, Anni fa mi stava morendo la cagna da caccia, la Lilla, poverina, aveva 17 anni, era cieca, non mangiava più, mezzo sdraiata in terra, faceva pena. Io non avevo il coraggio. L'ho chiesto a lei, poi ho telefonato al veterinario, ho detto, dottore, se le mando lì mia suocera con la cagna, le può fare una puntura che muore senza soffrire? E lui ha detto, volentieri, ma poi la cagna è capace di tornare a casa da sola. La conoscono, dico, non è che me lo invento io. Però dai, quando si va in vacanza, si va tutti. Arriviamo al primo scalo, al primo aeroporto di scalo, e chi voleva andare al Duty Free, chi di qua, chi di là, io ho detto, andremo a mangiare, ma non so parlare le lingue, come si fa? Dicevo, voilà, qui è facile, parlano in francese, uguale al ferrarese, l'unica differenza invece di dire con, dice avec, ti capiscono, sto di te, vado al ristorante e dico, camarier, oui monsieur, avremmo mangiare un piatto di macaron avec dal pomme d'or, oui monsieur, arriva. Ma che ogni pomodoro, che tiene anche anche ragazzi. Allora dopo, una bistecca avec l'insalata. Oui, monsieur, arriva bistecca insalata, ma è alla, ciampa proprio. Allora per finire, un caffè avec la grappa. Mi porto un caffè corretto, che è una meraviglia. Io però dico la mia sigaretta e gli dico col cameriere, mi assonduiglio da mezza capra. E lui mi dice, e mi assongino da frana, se no avec al caschi di mangiare. Rimani ferito, però passo